Sindaco, Pescara città di mare, come diventerà quest'area? Sì, in questa zona del porto ci sarà una trasformazione totale. Noi già stiamo lavorando sul Museo Ittio, che nei prossimi mesi vedrà la luce dopo 30 anni in cui è stato sempre chiuso, ma dove oggi c'è il mercato ittico al minuto si realizzerà il centro delle tartarughe marine, che oggi è ai Colli, e noi vogliamo portarlo a ridosso del mare, a ridosso della spiaggia, come è giusto che sia, come punto di attrazione della città, collegato al Museo Ittico. Dove c'è oggi il mercato ittico all'ingrosso non ci sarà più, perché lo trasferiremo nella zona sud, dove oggi c'è la stazione marittima, ma la stazione marittima andrà verso il nuovo porto che stiamo realizzando. C'è un investimento regionale che raggiunge quasi 100 milioni di euro e che ci permetterà di avere un porto che potrà ospitare anche le navi da crociera, quindi un investimento che cambierà il volto della città. Ma in quest'area si interverrà anche sulla pavimentazione, sulla viabilità, si realizzerà una passeggiata a mare che partirà dall'INPS, dal Palazzo INPS, e arriverà fino alla Diga Foranea, perché adesso stiamo realizzando il molo nord che arriverà fino alla Diga Foranea. Io immagino una passeggiata a mare che poi abbia una terrazza dove oggi c'è la Diga Foranea, che guardi la città. Una trasformazione complessiva che darà il senso di una città di mare che a ridosso del fiume vive una condizione di grande qualità ambientale. Poi nella zona sud andremo a intervenire su via Andrea Doria e sulla riviera fino al fiume, quindi completeremo anche l'asse viario della riviera con una grande riqualificazione urbana che proseguirà quella che è già stata realizzata. Quindi la città che si trasforma in quello che poteva essere un sogno e che oggi sta diventando realtà, perché abbiamo bisogno di un altro museo dopo quelli che abbiamo aperto, il Museo dell'Ottocento, il Museo Imago, grazie a interventi di fondazioni private. Pescara è una città che sta dando il meglio di sé, tant'è che è piena di gente, ci sono turisti, partendo dalla bandiera blu, perché noi qualche anno fa avevamo il mare inquinato, oggi Pescara risulta città bandiera blu per il secondo anno consecutivo, e questo è un grande attrattore dal punto di vista turistico.